Buongiorno, allora un breve video per presentarvi l'ultima creatura che avrete già visto passare sui social media, sui miei canali social in questi ultimi giorni e che finalmente adesso riesco a toccare fisicamente in cartaceo. Come avrete visto forse da una diretta Facebook di ieri, oggi è il 29 aprile, sabato 29 aprile, ieri era il 28 giorno ufficiale dell'uscita del cartaceo. Sono stato appunto da Nicola Cavalli, presso la sede dell'edizione, la casa editrice che lui gestisce e di cui è fondatore, per ritirare le mie prime copie cartacee. Nicola, tra l'altro, è anche uno dei coautori, quindi vi dico, il libro appunto si chiama Fare Open Access con sottotitolo La libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale. E appunto tra i coautori ci sono, oltre al già citato Nicola Cavalli e a me, il qui presente, anche Elena Giglia, Valeria Scotti e Ivana Truccolo. L'idea di questo libro, come spiego nella presentazione, è nata da un incontro, una sorta di convegno, giornata di formazione, tenutasi al CRO di Aviano, organizzata proprio da Ivana Truccolo, in cui sostanzialmente eravamo presenti tutti gli autori tranne Nicola, che è stato coinvolto successivamente. Quindi l'idea di fare era appunto un corso, una giornata di formazione sull'open access, in cui mi occupavo ovviamente della parte giuridica, poi c'era Elena Giglia che si occupava, diciamo, dei problemi più di scenario generali dell'open access, e Valeria Scotti invece si occupava di un approfondimento sui cosiddetti altmetrics e sull'uso dei social media per fare open access. E da lì è nata l'idea di fare una sorta di libro che raccogliesse tutti questi punti di vista, coinvolgendo anche Nicola Cavalli, che essendo un editore poteva portare un punto di vista interessante, appunto in quanto casa editrice che deve cercare anche di fare business con un'ottica open access, cosa che appunto non è sempre facile. Quindi niente, il libro è disponibile fisicamente in cartaceo da oggi. Nei prossimi giorni, adesso vabbè, c'è da domenica e c'è il 1º maggio che sono giorni festivi, però nei prossimi giorni Nicola mi ha garantito che andrà anche in distribuzione l'ebook in versione sui vari store, quindi Amazon, iBooks e via dicendo, con due prezzi di copertina. Allora dovrebbe, sì, 14 euro il prezzo di copertina del cartaceo, e invece 2,99 euro l'ebook. Comunque dopo verrà anche più avanti distribuito un PDF editoriale, diciamo completo, dell'opera completa, liberamente sul mio sito e anche sul sito dell'editore, e comincerà a circolare. Essendo comunque un libro sull'open access, abbiamo pensato che fosse anche cosa buona e coerente distribuirlo pienamente in open access. Infatti la licenza applicata è una Creative Commons by, la licenza più semplice, più libera delle 6 licenze Creative Commons, e quindi una delle 6 licenze, tra le 6 licenze, una di quelle pienamente compatibile con il concetto di open access, come appunto viene definito poi nei capitoli curati da Elena Giglia, capitolo 3 nello specifico. Giusto per darvi un'idea dei contenuti, c'è appunto un'introduzione su che cos'è l'open access, curata e scritta da Elena. Poi c'è un capitolo di scenario e problematiche aperte scritto da Ivana Truccolo, e dopo ci sono 2 capitoli che insomma mettono molta, molta carne al fuoco, che sono di Elena Giglia. Il primo è la comunicazione scientifica nell'era digitale, e quindi parla più genericamente di comunicazione scientifica e non strettamente di open access, e invece poi quello successivo, fare open access e farlo correttamente, in cui appunto si dà una definizione concreta e ben chiara di che cos'è open access e si danno delle indicazioni su come farlo correttamente. Tocca a me poi successivamente, con un capitolo che si intitola Come gestire i diritti d'autore per fare open access, quindi mi occupo dell'aspetto giuridico, con delle indicazioni anche pratiche e strategiche su come appunto gestire i diritti d'autore, quali licenze applicare, quando firmare contratti e con quali accortezze. E poi tocca successivamente ancora a Valeria Scotti, che scrive di usare i social media per la comunicazione scientifica, e fa una panoramica interessante su appunto le varie piattaforme social che possono essere utilizzate per fare comunicazione scientifica, per diffondere informazioni di carattere scientifico. E poi fa tutto il suo approfondimento sui cosiddetti altmetrics, cioè di come possono essere valutate e misurate le ripercussioni, gli impatti che questi
che la comunicazione sui social media può avere a livello di diffusione della scienza, della conoscenza scientifica. Questo è molto interessante perché è veramente un tema di frontiera, è molto nuovo. Chiude invece Nicola Cavalli con l'editoria al servizio dell'Accademia, un breve appunto capitolo con il punto di vista di un editore, di chi fa di lavoro appunto l'editore in ambito accademico. Nicola in realtà è anche uno studioso, un ricercatore in questo campo, perché con me ha fatto il dottorato in società dell'informazione in Bicocca, quindi ha anche un background teorico accademico piuttosto solido. In appendice poi, me ne sono occupato io, abbiamo inserito i documenti importanti che secondo me dovevano essere comunque a portata di mano. È ovvio che ormai il web ci lascia la possibilità di andare a cercare documenti quando vogliamo e come vogliamo, però ho messo ad esempio la dichiarazione di Budapest e di Berlino sull'accesso aperto, che sono diciamo i due documenti da cui tutto questo mondo tutto questo movimento è partito e su cui ancora adesso si fonda. E poi ci sono ovviamente sono in traduzione italiana, quindi li ho riportati appunto leggibili per chi non ha dimestichezza con la lingua inglese. C'è anche la dichiarazione di Messina, che è quella con cui l'Accademia italiana, il mondo accademico italiano, recepisce questi principi. La definizione, la open definition, con la definizione di conoscenza aperta. E infine c'è un paragrafo che in realtà riporta un articolo della Antonella De Robbio, che anche lei è una esperta, si occupa all'Università di Padova dei sistemi bibliotecari, con un particolare enfasi sul mondo, sull'approccio open access, e lei ha scritto un interessante articolo qualche anno fa, Accesso aperto in Italia tra sogno e realtà, in cui faceva una bella panoramica completa del quadro normativo italiano in materia di open access. Visto che in appendice, secondo me, soprattutto per me che sono un giurista, era importante avere le norme, quantomeno i riferimenti normativi fondamentali in ambito italiano sul tema open access, invece che fare un semplice copia e incolla di articoli, ho pensato di riportare questo articolo di Antonella De Robbio, che appunto li riporta ma li commenta, ne fa una riflessione paragonandoli anche col sistema tedesco, e quindi era molto interessante, era molto utile. Ed essendo questo articolo rilasciato sotto una licenza open, una licenza libera, una Creative Commons Attribution, abbiamo potuto inserirlo in appendice, e appunto ringraziamo per questo Antonella De Robbio per aver sposato appunto i principi dell'open access. Ovviamente si chiude con le biografie degli autori, gli autori che si raccontano in una paginetta e mezza. Bene, io vi ho detto tutto quello che c'è da dire sul libro, adesso dovete semplicemente leggerlo, e confido che qualcuno di voi voglia fare qualche recensione, ad esempio, o organizzare qualche evento di presentazione. Questo sarebbe molto utile. Il libro, appunto, come vi ho già spiegato, è sotto licenza open, non ha ricevuto sponsorizzazione, quindi è importante riuscire a sostenere l'iniziativa, diciamo, a posteriori con un po' di promozione, con un po' di attività di divulgazione e promozione, perché secondo me è un tema che merita di essere conosciuto il più possibile, e appunto il nostro obiettivo era tendenzialmente quello di fare divulgazione e informazione corretta. Grazie a tutti, grazie ai coautori che in questi mesi mi hanno appunto dato una mano, grazie alla casa editrice, e grazie a voi che vorrete appunto in futuro sostenere l'iniziativa in qualsiasi modo. Un saluto a tutti, grazie.